Si teme che si parli degli affari suoi? Alessio, mi aiuti E tu? perché bastona o lascia bastonare i giornalisti che fanno domande? In un paese democratico un politico non ribatte colpo su colpo, semplicemente risponde. Colpo su colpo era l'hashtag, ricordiamolo, lanciato da Matteo Renzi. Sì, stamattina Renzi in Senato ha detto non ci faremo processare nelle piazze. Prego, Belpietro. Ma a me sembra normale, no? Un giornalista fa delle domande. Se tu sei un politico e hai esibito tu il tuo conto, l'estratto conto, il conto corrente, mostrando di avere 15.000 euro in banca, è evidente che tutti si domandano se dopo pochi mesi ti compri una casa da 1.300.000 come hai fatto. Ed è evidente che c'è una curiosità legittima dei giornalisti, ma anche dell'opinione pubblica, il che un politico dovrebbe rispondere alle domande. Renzi, quando fu annunciata proprio dalla Verità l'acquisizione di quella casa, disse: tutto regolare, mostrerò tutto quanto. Benissimo, è servita una segnalazione dell'ufficio antiriciclaggio per scoprire che c'era stato uno strano passaggio di denaro. Nessuno vuole processare un politico in piazza, ma un politico deve rispondere in Alle domande. Parlamento o all'opinione pubblica di quello che fa. E invece che cosa è accaduto? Che siccome un giornalista, non parlo del sottoscritto, ma neppure Corrado dei Formigli era presenti, qui in ma un studio il giornalista che giorno peraltro dopo, diciamo, l'accaduto, quindi lavora ce lo per ha la raccontato. 7, esattamente, si è visto praticamente mettere online da gente vicina al presidente del Consiglio, dell'ex presidente del Consiglio, scusate, cioè Matteo Renzi, si è visto mettere la propria casa, il proprio indirizzo pubblicato in rete. Questo è un modo per manganellare chi fa domande. Adesso poi ci raggiungo.